periodistas españoles en la sala que necesiten la traducción al español. La Beh, non ci sono, procediamo con la traduzione. Iniziamo da Piccinelli, dai. Non ho microfono. Chi si sente lo stesso? Salve mister, mi permetta di imitarla. Lei ieri ha detto se quelli che sarebbero scesi in campo stasera facevano bene sarebbero stati confermati e quindi si rifà il turnover, lei ha dato questa frase. Quindi credo che non si rifarà il turnover per come è andata la partita questa sera, o è rimasto soddisfatto di qualche giocatore, Alisson per esempio con la buona partita, anzi direi che così. Secondo me avrebbe fatto con l'allenatore, perché poi ha la maggiore responsabilità di stasera, per cui i calciatori c'entrano poco nel senso che non l'ho messo in condizione di fare una buona partita, perché con le scelte che ho fatto, ma non di uomini, perché quegli uomini lì non si possono chiamare riserve, no, continuo a confermare, anche se poi è una brutta prestazione, mi dispiace per il risultato del nostro foro, mi dispiace per quelli che sono venuti a vedere la partita, che era una delle poche volte che si può assistere a una gara senza avere la tensione dell'episodio. Avendo relegato Perotti e Sciarabia a rincorrere i loro terzini che spingevano, praticamente quelli che andavano a caccia della palla dentro il campo erano Paredes, De Rossi e Francesco, che non hanno un passo di aggressività dove ti saltano addosso con quella velocità, per cui loro hanno avuto tutto il tempo di palleggiarci e di farci fare fatica, e lì sta il nocciolo della questione, poi perché sterzo a destra, sterzo a sinistra, non trovarla qui, non trovarla di là, eh? Poi sì, con i due centrali, una volta che Perotti e De Sciarabia erano bassi, i due mediani erano costretti ad andare a aiutare Francesco per prenderla. E i due centrali, quelli che chiamiamo solitamente i due braccetti, cioè in questo caso erano Manolas e De Jesus, diventavano quelli che attaccavano nella zona dei mediani, perché ci si abbassa lateralmente e si scala avanti centralmente. Però loro sono bravi a fare questo possesso palla di vengo tra le linee a prenderla, la tocco, la appoggio e mi ributto oltre la linea, mi abbasso, perché è proprio una qualità del calcio spagnolo, ecco. Ecco, io l'ho costretti a fare quella fatica che non dovevamo fare e a mettere sotto pressione la linea difensiva spesso anche a sbagliare, perché è dipeso tutto da lì. Poi Alisson che male ci ha messo del suo, perché è stato bravissimo, perché loro ci hanno creato problemi al di là dell'1-0, per cui si fa con l'allenatore il turnover. Maeda, Corriere dello Sport. Una cosa importante è la qualificarsi, quindi cioè, questa è una cosa positiva. Ma di quanto tempo avrebbero bisogno giocatori come Vermaelen, come voi, per ritrovare il ritmo partita e il passo abituale? Perché ovviamente soffrono anche la lunga assenza. E poi, se posso, cosa ha detto a Rudiger per la discussione, forse è stato un po' ingenuo in quel momento lì? Cioè, Mario Rui e Vermaelen hanno avuto complicazioni in conseguenza di quello che ho spiegato adesso, per cui non è che possa valutare la loro condizione in un atteggiamento che dove io gli ho creato problemi, dove perché poi l'ho fatta anche allenare, perché non ho voluto pensare a questa partita qui, ho voluto pensare a quell'altra, l'ho fatta allenare forte e probabilmente erano anche un po' affaticati, o perlomeno io pensavo che l'entusiasmo ci facesse arrivare, nonostante poi
squadra ha lavorato in maniera seria, si era parlato in maniera corretta e loro nonostante quella che è stata la sconfitta di stasera, la partita l'hanno presa sul serio. Però probabilmente poi anche lì, no, pensavo ci fosse alcuna vicenda. Perché poi anche lì si vede che mi sembra di aver lavorato bene, ma poi qualche cosa mi è mancato nel trasferirgli poi deve essere l'attenzione, ma passa attraverso tutta la fatica che gli ho fatto fare poi l'allenamento e al modulo che ho scelto nel primo tempo, perché nel secondo tempo quello che ho fatto nel secondo tempo, nel primo tempo lo potevo fare perché mi costringeva a mettere Manolas terzino a destra. Nel secondo tempo abbiamo fatto diversamente, cioè Cerotti l'abbiamo mandato a giocare vicino a Totti, è stato più un 4-2-3-1. Rudiger giocava alle spalle di Perez, Perez andava a fare l'attacco alto sul terzino sinistro di loro e perlomeno siamo stati più equilibrati in campo e abbiamo riconquistato qualche volta più alta, li abbiamo fatta buttare. Nel primo tempo non l'abbiamo mai fatta e ho costretto la squadra a fare quei metri, come si dice tante volte, che se poi non gestisci bene la palla, 20 metri a destra, 20 metri a sinistra, 50 davanti, 50 dietro, ti ammucchi troppo, dai sicuramente la possibilità agli altri di risaltarti addosso essendo tutto ammucchiato. Quando perdono palla ti annulli come numero perché sei talmente stretto che uno riesce a fare 3-4 battute di attacco e poi riuscire da lì è complicato. Cui passa tutto attraverso le scelte iniziali che ho fatto e quello che ho costretto la squadra a subire poi nel primo tempo. E mi dispiace, però non è andata così. Rudiger, quando succedono questi episodi qui sono un po' dispiaciuti tutti. Lui era quello più dispiaciuto perché era seduto con la testa un po' bassa. Ne parliamo per Benino domani, ecco. Meglio che avere poi reazioni che possono andare al di là, a parte non c'è, perché lui stesso si accorge di aver fatto un errore importante che crea complicazioni alla squadra, soprattutto manca lui stesso, se ne riparla domani. Buonasera. In chiave europeo, Rosario se era sorpreso dell'eliminazione di Zenit e Atletico Bilbao e se voleva commentare le due parole sull'esonero inaspettato di Belgradini. Lo Zenit poi Atletico Bilbao. Sì, no, ragazzi, ma ci sono delle squadre forti, ci sono delle squadre forti, c'è Tottenham, c'è tantissime. Io prima mi sono fatto un po' l'elenco, a parte Manchester United, che quello è il nome che portiamo sempre, per esempio, come una delle squadre da battere, però ci sono squadre organizzate, c'è lo Schalke, ce ne sono molte, insomma, ecco. E, mi ho perso il filo. Claudio è, ma non si capisce perché ci si rimane male, insomma, ecco, ci si rimane male. Poi io ho imparato che ruolo sia quello dell'allenatore, lo so ormai, però ho scavallato perché è bene 20 anni e lo faccio, ma sono sempre pronto a tutto, ecco. Non si capisce, non c'è riconoscenza perché lui, proprio perché la squadra probabilmente questa qui è lui che è l'artefice che è riuscito a far nascere poi quella chimica dentro la squadra, dentro lo spogliatoio, che gli ha determinato poi la vittoria del campionato l'anno scorso. E poi quando vinci un campionato così, se sei coerente accetti anche una retrocessione, se dovesse essere retrocessione, perché fra i due è talmente dispari come gioia e come risultato che devi poterli incabinare senza dare la colpa a nessuno, ecco. Te li tieni e magari te l'assumi te la responsabilità.
E invece succede così nel calcio, per cui io lo so, è una conferma che la porto come bagaglio di esperienza, e mi dispiace per lui, e visto che abita nella nostra città, se ci viene a trovare, se gli manca il calcio, ci viene a trovare, sta con noi, e sarà un piacere, ci insegnerà sicuramente le sue esperienze. Facciamo un'ultima. Gulisano, Ola 7. Buonasera mister, Salvatore Gulisano, Piazza Pulita, la 7. Eccoci, sono qua davanti. Vorrei parlare di domani. Domani insomma c'è il sorteggio per voi importante in Europa League, c'è anche, come lei ben sa, la partita più importante forse per la Roma. Lei non ci sarà, ci saranno i dirigenti, ci saranno i tifosi che si sono dati appuntamento, però diciamo che ci sarà con il motto che è stato coniato da lei, famo sto stadio. Vorrei chiederle se intanto se lo famo sto stadio, e poi se quello che ha detto Pallotta, cioè che in caso l'incontro andasse male sarebbe una catastrofe per il futuro della Roma, del calcio italiano e di Roma, se questo condiziona la squadra, insomma lei, la società. Ma guarda, io penso che tutti si abbia un dovere professionale sempre, quello che è la competenza. Io a vederla così ci sono delle cose che non riesco a capire, però mi sembra che ora, nelle ultime ore, ci sia stato un dialogo in comune dove si sta parlando, e non so quella che è la risultanza, per cui mi viene difficile pensare però che sia così difficile trovarsi d'accordo per una cosa che ne trarranno tutti beneficio, ecco, che si vede che ha dato delle aperture importanti negli altri paesi, che da tutte le parti ci sono stati meglio, che il movimento del calcio è un movimento importante che determina lavoro a tanti, e per questo che va fatto seriamente, per questo che bisogna dargli sviluppo, la passione del movimento delle persone bisogna tenerla presente, ecco. Per cui a volte viene il dubbio a chi c'è interesse a non farlo fare, perché viene proprio da ribaltare quello che è la regola, la correttezza, perché le regole, però ormai è troppo che se ne parla e mi sembra che ci sia la disponibilità, però non sono nelle condizioni di poter giudicare perché non sono competente nel settore. Però ora sono stimolato a guardarci in maniera più precisa e più profonda questa cosa, perché anche per conoscenza personale, perché non riesco a capire. Le parole di Pallotta vi preoccupano? Pallotta, ragazzi, è uno che viene da un altro paese a investire nel nostro paese, a migliorarlo, a creare presupposti di crescita, e secondo me è il minimo che può dire, perché poi c'è da aspettarsi anche il Breda che vada via, per cui poi ci se ne accorgerà dopo di quello che abbiamo perso, ecco. Come ho detto prima, ognuno ha il dovere di essere competente nella professione che fa. Grazie a tutti. Grazie.